Avvocati, siamo in compagnia di Emanuele Rigu di New Trader Lab. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera Alexandra, buonasera ai telespettatori. Allora, prima ovviamente di commentare anche le trimestrali americane che abbiamo visto proprio poco fa, vorrei sentire il tuo parere per quanto concerne Christine Lagarde. L'ultima volta è stata veramente generosa con l'aumento appunto del PEP. In questo momento ammonta a 1.850 miliardi, quindi si tratta di una somma veramente importante. Quali sono le tue aspettative? Ma per quanto riguarda la BCE, in realtà ci si aspetta un meeting tutto sommato abbastanza interlocutorio, con la possibilità che vengano confermati tutti, diciamo, le misure messe in campo e ovviamente, diciamo, anche da un punto di vista diciamo, della valutazione della situazione in generale. Non mi aspetto che ci siano particolari scossoni. È chiaro che, diciamo, le situazioni un po' più calde che si sono viste e succedute nell'ultime settimane, la crisi di governo in Italia, ma non soltanto, anche la caduta del governo Estone, se non sbaglio, e le dimissioni di Rutte in Olanda, sembrano più o meno rientrate sotto controllo, almeno qua in Italia. La dimostrazione è, diciamo, lo spread che è ritornato a viaggiare in maniera tutto sommato contenuta, e quindi sono tutte preoccupazioni in meno per Christine Lagarde e la riunione di politica monetaria. È ovvio che poi dovremo andare a vedere anche quelli che saranno poi le misure messe in campo, la conferma delle misure messe in campo e che cosa succederà dal punto di vista degli acquisti dopo che la BCE è ritornata a fare acquisti sul mercato per il programma PEP, il Pandemic Emergency Purchase Program, ai livelli prefestivi. Sappiamo che è rientrato letteralmente qualche giorno fa il piano di acquisti a pieno regime dopo la pausa per le festività del Natale e del nuovo anno. Ecco, intanto vorrei solo riportare un aggiornamento a chi ci segue. In questo momento è atteso l'intervento di Renzi, per ora 156 voti e 3 indecisi. Questo è il resoconto del voto per il momento. Ovviamente il risultato finale lo vedremo più tardi stasera. Come stavo dicendo, una reazione del mercato molto moderata, quasi inesistente. Intanto il FTSE MIB accelera al rialzo verso la chiusura, siamo allo 0,03% sopra la parità. Tornando però a Wall Street, che anche Wall Street è in forte rialzo, abbiamo visto le trimestrali di Goldman e Bank of America. Direi che Goldman Sachs ha registrato un'ottima trimestrale ben sopra le attese. Non possiamo dire lo stesso per Bank of America, che ha invece riportato trimestrali sotto le attese. Ovviamente i guadagni di Goldman sono legati al trading, che è la banca di investimento. Volevo appunto sentire il tuo parere per quanto riguarda i numeri delle trimestrali sinora. Ma per quanto riguarda Bank of America, sì, i risultati non sono stati particolarmente brillanti sotto le attese degli analisti, e infatti lo vediamo anche sul titolo che sta scambiando poco sotto il punto percentuale di ribasso. Questo chiaramente si inquadra in un contesto in cui tutto sommato però il mercato oggi è sostenuto sia da diciamo, una certa fiducia che è iniziata che ha caratterizzato l'inizio di questa settimana, accompagnata anche dalla ripresa degli acquisti da parte della BCE. Insomma, sono diversi elementi che diciamo, sostengono almeno per il momento un andamento tutto sommato abbastanza tranquillo dell'azionario. Ovviamente in un contesto tale il punto percentuale di ribasso di Bank of America, diciamo, è tutto imputabile alla pubblicazione delle trimestrali. Per quanto riguarda invece Goldman Sachs, si conferma veramente diciamo, un gruppo solido, e questo ovviamente non lo devo dire io, ma il Dipartimento Trading continua ad avere
un peso molto rilevante, la volatilità soprattutto nel trimestre scorso, ma un po' in tutto l'anno, ha sicuramente dato una mano un po' a tutte le banche, Goldman Sachs nello specifico, per cui la situazione continua ad essere abbastanza rosea per il titolo della banca di investimento. Ecco, invece domani ovviamente insediamento di Biden, speriamo che non ci saranno problemi perché ricordiamo che l'ultima volta quando c'era il conteggio del collegio elettorale ci sono manifestati ecco, delle proteste chiamate da alcuni, da altri ovviamente hanno utilizzato parole molto più pesanti. Lo stesso presidente eletto ha descritto la situazione come insurrezione. Che cosa possiamo attenderci da domani in avanti, appunto, dalla nuova amministrazione? Significa qualcosa per i mercati o meno? Bah, una nuova amministrazione significa sicuramente qualcosa per i mercati. Oggi la Yellen è in audizione, tra l'altro sta parlando in questo momento, quindi sto cercando di capire mentre sono in collegamento con te, che cosa sta dicendo. Sembra abbia, diciamo, dichiarato la disponibilità ad agire in maniera, molto importante contro la pandemia, e questo ovviamente è un altro di quegli elementi che andrà a sostenere i mercati, nelle prossime ore e probabilmente anche nei prossimi giorni. Per quello che riguarda invece l'inaugurazione di domani, credo sia difficile che succeda qualcosa di particolare, perché i recenti avvenimenti del Campidoglio hanno lasciato un marchio molto pesante, non soltanto sulla storia recente degli Stati Uniti, ma anche sul Partito Repubblicano, che fino ad adesso aveva buona sostanza avallato un posizionamento particolarmente aggressivo dell'amministrazione uscente di Trump, e che già dopo i fatti del 6 di gennaio si è dimostrato molto, molto critico. Addirittura 10 parlamentari del congresso repubblicani hanno votato a favore dell'impeachment, quindi non credo che si verificheranno cose particolari, ma soprattutto rispetto al 6 di gennaio, quando c'era una impreparazione molto evidente delle forze di sicurezza e delle forze di polizia, in occasione dell'inaugurazione di domani, è stata dispiegata già la Guardia Nazionale. Tra l'altro sono sulla stampa le foto della Guardia Nazionale che dorme all'interno degli edifici governativi e dei Campidogli dei vari stati, per cui molto difficilmente succederà qualcosa di particolare, anche perché domani, sappiamo, non ci sarà la folla, quella su cui Trump nel 2017, in occasione della sua inaugurazione, aveva sollevato non poche polemiche su chi avesse avuto la folla più grande tra lui ed Obama, in uno scontro un po' mascolino tra i due. Domani non ci saranno soltanto delle bandiere a dimostrazione che ovviamente il popolo americano c'è, ma per effetto della pandemia non si potrà presentare. Ed ecco qua, abbiamo visto per un istante proprio Janet Yellen ha iniziato la propria introduzione. Evidentemente anche lei ha avuto problemi con la connessione, perciò è il momento di dirlo ai nostri telespettatori. Non succede solo, ecco, solo ai nostri ospiti, ma succede anche alla stessa Janet Yellen. Sta appunto facendo la introduzione del proprio discorso davanti al Senato, poi ovviamente appena ci saranno i dettagli, noi ve li riporteremo senza alcun dubbio. Intanto, Emanuele, stasera invece vedremo le trimestrali di Netflix e di Intel. Tutti e due fanno parte, ovviamente Intel parte dei chips, ovvero dei semiconduttori, invece Netflix è uno dei giganti dello streaming, forse anche il migliore. Io devo dire, a me Netflix è stato molto utile durante questi momenti di zona rossa che stanno andando avanti già troppo tempo, a mio avviso, e poi durante i momenti di lockdown. Invece, quali sono le tue aspettative, ecco, di stasera, di questa sera, dai numeri, se hai delle aspettative e reazioni del mercato? Ma sicuramente Netflix è stato uno di quelle azioni che hanno avuto un grandissimo vantaggio dalla pandemia. In realtà il titolo e il business era già in espansione da diversi anni. Io mi ricordo
che la prima volta che ho utilizzato Netflix era ancora il 2014, se non sbaglio, ed era, diciamo, erano presenti pochi titoli, c'erano poche cose, principalmente film indipendenti, anime, manga, quindi tutte cose abbastanza di nicchia. Però sono riusciti nell'impresa sia di ampliare il pacchetto di prodotti offerti, ma soprattutto nell'ultimo anno è molto molto evidente, perché sono proprio marchiati con la N di Netflix, tante produzioni originali che molto probabilmente faranno un po' la differenza rispetto ai competitor sul mercato. Ad ogni modo, Netflix dovremmo sicuramente, il modello di business continua ad essere solido e continuerà ad essere solido anche nei momenti post-pandemici. È un titolo importante, anche uno di quelli che vedo che proprio dal punto di vista del funzionamento funziona meglio, però dobbiamo andare a vedere quali saranno poi effettivamente i numeri, e il mercato stasera vuole guardare un numero in particolare: sono le sottoscrizioni totali che dovrebbero toccare, secondo le stime, quota 200 milioni, e quello sarà il numero vero e più importante da tenere sott'occhio per capire se effettivamente Netflix ce l'ha fatta e se quindi può proseguire nella sua cavalcata. Intanto Janet Yellen ha già lanciato la prima frase molto molto importante: senza azione importante da parte del Congresso rischiamo una recessione ancora più lunga e ancora più dolorosa. Questo è che sta dicendo Janet Yellen in questo momento. Ovviamente, come stavo dicendo appunto nella nostra introduzione, il pacchetto di aiuti di stimoli fiscali di Biden è molto ambizioso. Secondo te questi 1.900 miliardi di dollari potrebbero passare, Emanuele? È possibile, è tutto possibile. Considera che l'amministrazione Biden ha l'intero congresso, quindi è una situazione che per i prossimi 2 anni vedrà un equilibrio tutto sommato abbastanza tranquillo, nonostante i numeri al Senato siano alla pari. C'è il vicepresidente Kamala Harris che fungerà da ago della bilancia, per cui difficilmente ci saranno sorprese. Sull'entità, è proprio in virtù di quello che Biden ha detto ancora dopo le elezioni, cioè l'intenzione di voler lavorare con un esecutivo di mediazione, quindi senza imporre scelte, soprattutto di questa entità alla parte repubblicana, ma quindi coinvolgendoli, molto difficilmente si arriverà a quella cifra, ma si starà su qualcosa, molto probabilmente una via di mezzo tra i 927 miliardi che erano stati approvati, ma poi si sono persi nei corridoi della Casa Bianca, e i 1923 che ha annunciato Biden, quindi una cosa intorno ai 1.400-1.500, è una cifra più ragionevole, e siamo tornati ai livelli della proposta dei democratici originale, quella di settembre, che quindi non dovrebbe scontentare troppe persone. Yellen ha detto in buona sostanza quello che ci si aspettava. Io pensavo fosse una dichiarazione, ma molto probabilmente era soltanto una anticipazione, però questo conferma lo stile che Yellen ha avuto anche alla guida della Federal Reserve, molto prevedibile e assolutamente scontato, cosa che chiaramente piace molto ai mercati, perché sanno che cosa possono aspettarsi dal segretario del Tesoro, e lo sta confermando anche in questa dichiarazione. Chiaramente il sostegno alle borse, che in questo momento continuano a mantenersi tutto sommato sostenute, è una conferma, insomma, che l'azione, almeno nella sua prima apparizione pubblica, di Yellen piace. Ecco, intanto aggiungo anche un'altra frase molto significativa del segretario del Tesoro Janet Yellen: i tassi di interesse sono a minimi storici, la cosa più intelligente in questo momento è agire in grande contro la crisi. Quindi questa è un'altra frase molto significativa, ovviamente, senza alcun dubbio in sostegno alla proposta di Biden. Sicuramente sarà, devo dire, una stagione molto importante.
trimestre molto interessante, un trimestre molto interessante perché poi settimana prossima invece vedremo la Fed. Quindi qua mi viene naturale, Emanuele, di chiederti che cosa possiamo a questo punto attenderci della Fed, perché sicuramente ci sarà una collaborazione tra Tesoro e Fed più importante. Poi dall'altro canto però vorrei mostrare velocemente anche l'indice del dollaro, perché in questo momento cede allo 0,3%, inchiodato comunque a quota 90, e l'euro-dollaro in rialzo quasi di mezzo punto percentuale, scambia ad 1,21. Ed ora, appunto, in questo momento, prima delle banche centrali, giovedì sentiremo appunto della BCE, e settimana prossima, mercoledì, seguiremo insieme la Fed. Che cosa possiamo aspettarci dalle valute, movimenti importanti o meno? Allora, ovviamente sulle dichiarazioni di Janet Yellen, che sono state viste dal mercato come espansive, l'euro-dollaro è tornato ad apprezzarsi con ovviamente un movimento sul dollaro che gli operatori leggevano come espansivo sulla moneta americana. In realtà, secondo me, la situazione della svalutazione del riapprezzamento del dollaro in questa fase è più legata alla credibilità degli Stati Uniti e quindi il tentativo di riappropriarsi di quella situazione, di maggiore solidità della moneta americana che durante soprattutto le ultime battute dell'amministrazione Trump sembrava aver perso. Erano sempre più frequenti gli articoli che giravano anche sulla stampa per quanto riguarda, la discussione della perdita dello status di valuta rifugio del mondo per il dollaro americano. Ovviamente erano anche un po' catastrofisti su questo argomento, è ancora saldamente in testa. Però leggevo proprio un articolo oggi sul fatto che l'euro, cioè, e comunque le istituzioni europee stiano cercando di affrontare l'argomento per, non dico soppiantare, però di acquistare sempre maggiore credibilità come valuta di riferimento del mondo e dell'economia e della finanza. Vediamo se ce la faranno. Per il momento la situazione sul valutario è piuttosto stabile dopo che l'euro-dollaro ha visto quota 1,2350 e stornato fino a 1,2050. L'andamento di queste ultime ore, quindi da stamattina che c'è stato un po' di rimbalzo, molto probabilmente ha trovato la sua dimensione e vediamo se poi effettivamente l'azione della BCE prima e poi quella della Fed andranno a quantomeno calmierare questa situazione di forte aumento delle quotazioni dell'euro relativamente al dollaro, anche perché diciamo che il tasso di cambio è un argomento che non è stato sollevato a livello di BCE, ma che sicuramente non sta facendo un grande servizio all'economia europea che con l'euro forte fatica ad esportare, soprattutto i paesi a grande vocazione esportatrice come sono l'Italia e la Germania, che rischiano di avere qualche problema in più, non soltanto legato alla pandemia. Quindi mi aspetto che salti fuori, almeno nella prossima riunione di politica monetaria della BCE, con un po' più di insistenza il tema del tasso di cambio. Ecco, sicuramente. Grazie mille a Emanuele Rigo, New Trader Lab. Grazie mille per essere stato con noi e buon proseguimento di questa settimana. Grazie a te Alexander, buona serata.